Buonasera, benvenuti. Siamo di nuovo qui dopo qualche settimana di assenza, nuovamente di giovedì più o meno alla stessa ora, per continuare a dibattere nel nostro appuntamento, ancorché estivo, degli argomenti di cui ci stiamo appassionando anche in questi mesi sotto il sole cocente. E chi ci segue durante i nostri telegiornali sa anche di che cosa ci saremmo occupati questa sera. Siamo ormai prossimi alla scadenza fatidica del primo anniversario del terremoto del 21 agosto dello scorso anno. Tra un paio di giorni è il 21 luglio, quindi siamo a 11 mesi da quella data del famoso agosto dell'anno scorso. E questa sera vogliamo fare il punto della situazione con due ospiti che hanno accettato di essere qui con noi questa sera. Innanzitutto, grazie per essere qui all'amico consigliere comunale di Casamicciola, Arnaldo Ferrandino. Buonasera, Arnaldo. Buonasera, grazie a voi per avermi invitato. È un bel po' che non ci vediamo, quindi bisognava rinverdire i vecchi fasti, ancorché, insomma, parliamo sempre di, come dire, di cose non certo allegre. Vediamo se stasera ci sono delle novità che provengono e che possono farci strappare un sorriso, va, per una soddisfazione verso una soluzione, un'uscita dal tunnel, come potremmo dire. Accanto a lui, e lo ringraziamo e lo salutiamo, Vitale Pitone, buonasera, Buonasera a presidente tutti. dell'associazione Protagonisti per l'Isola Rischi. E sottolineo il per che è importante. Buonasera a tutti voi telespettatori, a te Amedeo. Una nota giusto per quel per che hai detto per protagonisti dell'Isola Rischia è perché, come si intuisce dal nome, ci facciamo carico delle esigenze che vengono, diciamo, a crearsi su tutta l'Isola Rischia, non ci fossilizziamo, siamo solo su una zona specifica. Poi in modo particolare, Vabbè, sul terremoto, sulla situazione di per Casamicciola ovvi che... motivi, stiamo trattando la questione del Ma è terremoto. importante anche il protagonisti, il che potrebbe sembrare una cosa, voglio dire, quasi Sì. come dire come sono presuntuosi. Invece no, è No, proprio il no. fatto di voler essere proprio Sì. artefici del proprio destino, in Ma questo senso tutti, qua, insomma. indistintamente, voglio dire, tutti presi singolarmente protagonisti. E quello è il senso, diciamo. Non. Senza delegare nulla a nessuno, insomma. E questo è il Qui, senso un po'. cioè, nel senso, ognuno di noi, facente parte di questa associazione, è protagonista di se stesso e quindi può rappresentare tranquillamente la nostra associazione, senza fare distinzione Di nessuna di nessuna sorta. sorta di. Tre casamicciolesi dinanzi alle telecamere questa sera, ma non potevano mancare, diciamo, personalità più di spicco e storici del territorio, soprattutto del territorio interessato dal sisma, Piazza Maio a Casamicciola. Infatti, qualche giorno fa con la nostra Mirna Mancini siamo stati sui luoghi del terremoto a vedere come stanno le cose e soprattutto come stanno le macerie lì dove è accaduto tutto alle 20:57 del 21 agosto dello scorso anno. Noi abbiamo fatto uno stralcio e sentiamoci che cosa ci hanno raccontato tra le altre cose Parisio Iacono e Concetta Iaccarino. Sentiamo. C'è solo l'emergenza che la gente ogni tanto ha questo obolo, il CAS, il contributo autonomo. Poi ci sono circa 2.000 persone fuori che stanno in ci trapparenti, si sono spostati verso case di parenti fuori dal comune di Casamicciola. Chi si è affittato la casa a Forio, c'è cioè un bel nucleo a Forio, un bel nucleo a Barano, un bel nucleo a Rischia e stanno un po' tutti sbandati queste persone. E poi ci sono ancora 300-350 persone, mi dicono, negli alberghi. Anche noi abbiamo accettato tutti quanti questa cosa e nel silenzio abbiamo aspettato, ma abbiamo aspettato un anno. Adesso, come parlavamo prima, l'ultimo decreto che hanno fatto, dove sono stati inseriti invece i terremoti del centro Italia, noi siamo usciti fuori. Non abbiamo tutto questo peso, non abbiamo tutta questa attenzione, ma il problema c'è. E i due amici Parisio e Concetta ci hanno un po' riassunto la situazione, no Arnaldo? Al di là dei numeri, diceva Parisio, che ci ha raccontato, ecco, come si sia diviso il popolo di Piazza Maio e dintorni in vari agglomerati all'interno di altre comunità della nostra isola, più compresi quelli che sono ancora ospiti in albergo. Però, insomma, c'è anche il grido di dolore della Iaccarino che diceva: abbiamo atteso un anno in silenzio. Però siamo sempre lì, il problema c'è. Sì, il problema c'è, esiste una differenza sostanziale tra le parole che si dicono per tranquillizzare e i fatti che si osservano. È un anno che l'amministrazione ci tranquillizza dicendo che la situazione
è sotto controllo. Quando parlo di amministrazione parlo comunque di entrambe le amministrazioni di Casamicciola e Laccavino, perché dal 21 agosto ci tranquillizzano, ci dicono che la situazione è assolutamente sotto controllo, che gestire l'emergenza in un terremoto non è semplice, e questo sottoscrivo e condivido, però dobbiamo stare tranquilli perché sicuramente i problemi nel tempo saranno risolti. Dall'altro lato poi ci sono i fatti. I fatti che cosa dicono? Che a differenza di tutti gli altri terremoti che hanno colpito l'Italia, non esiste a distanza di un anno un decreto per la ricostruzione, non esistono regole per la ricostruzione, non esiste nulla di concreto. E quello che lascia più perplessi è proprio l'atteggiamento delle due amministrazioni, che non spingono con veemenza, con forza, per avere il decreto per la ricostruzione. Quindi la gente resta sconcertata, perché dice, da un lato ci tranquillizzano dicendo non vi preoccupate, la situazione è sotto controllo, dall'altro i fatti smentiscono queste affermazioni. E tra l'altro anche i rappresentanti dei vari governi che in questo anno sono venuti a Casamicciola e si sono resi conto di quelli che erano i problemi, hanno fatto delle affermazioni quando erano sul posto dicendo non vi preoccupate, interverremo subito, risolveremo i problemi, ma poi nei fatti non hanno realizzato alcunché, e anzi lascia perplesso proprio l'atteggiamento del nuovo governo, che probabilmente, anzi sicuramente, nell'ambito delle responsabilità ritengo che sia quello meno responsabile, perché sta da due o tre mesi in carica, quindi sicuramente le responsabilità non potranno essere imputate al nuovo governo, se non in minima parte. Però quelli che sono, quando un rappresentante del nuovo governo dice guardate, prima di dicembre non si farà nessun provvedimento per l'isola d'Ischia, e allora si resta un attimo a dir poco sconcertati, perché il 21 agosto scade l'emergenza. Che cosa succederà il 22 agosto? Ci sarà una proroga dell'emergenza. Per aversi una proroga dell'emergenza è necessario che qualche uno a livello centrale, cioè che il governo, faccia un decreto di proroga dell'emergenza. Siccome andiamo verso il periodo delle ferie, allora io mi chiedo, il governo ha nell'agenda questa priorità? Perché se ce l'ha questa priorità, non capisco perché debba aspettare il 21 agosto per fare la proroga. Se non ce l'ha questa priorità, saranno problemi seri per tutti. Ma fermo restando il discorso della proroga dell'emergenza, qualcuno mi dovrebbe spiegare perché ancora oggi non si parla assolutamente di ricostruzione. E l'immagine che ciascuno di noi percepisce per quanto riguarda il terremoto e la gestione del terremoto è la totale anarchia. Ognuno fa quello che meglio ritiene fare per se stesso, quindi si applica il famoso principio ognuno per sé e Dio per tutti. Quindi è evidente che questo lascia uno sconcerto totale nei terremotati, perché ci stanno quelli che aspettano, perché prima di aggiustare la propria abitazione vogliono sapere se avranno un contributo, ma prima di sapere se avranno un contributo vogliono sapere come, o meglio, se è possibile ricostruire in sicurezza. E come ricostruire in sicurezza? Ad oggi tutte queste cose, quando si parla con le due amministrazioni, rispondono in modo totalmente evasivo. E, cosa ancora più grave, anche gli ultimi rappresentanti del governo che sono passati per le aree terremotate si sono messi le mani nei capelli e hanno chiesto ma com'è possibile che a un anno dal terremoto siete ancora combinati in queste condizioni, e soprattutto com'è possibile che nessuno conosce la reale situazione di questo terremoto, perché la cosa paradossale di questo terremoto è che nel resto dell'Italia si ignora totalmente che c'è stato un terremoto. Se un turista viene a Ischia e si guarda intorno, dice ma il terremoto non se ne accorge, assolutamente non se ne accorge, a meno che non viene sul posto. Questo da un lato può essere positivo per il turismo, ma dall'altro crea quello che dicevo prima, cioè uno sconcerto totale, l'anarchia più totale. E l'anarchia più totale è quanto di più pericoloso ci possa essere, perché potrebbe creare i presupposti per
Nell'ipotesi in cui dovesse malauguratamente ripetersi un evento sismico, potrebbe creare realmente dei disastri. Per cui quello che non è successo la prima volta, ancorché ci sono state due vittime e che noi dobbiamo assolutamente rispettare, però due vittime, ancorché il valore di una singola vita umana è comunque fondamentale, però due vittime evidentemente non hanno avuto l'eco di una tragedia di proporzioni più grandi. Ora io dico quindi che dobbiamo aspettare che ci sia un'altra tragedia, dopodiché di chi sarà la responsabilità? Di quelli che stanno osservando senza senza intervenire, cioè quelli che osservano passivamente i terremotati che, come dicevo prima, ognuno per sé, Dio per tutti, cercano di aggiustare, di arrangiarsi come meglio. Improprio. Ora mi chiedo, è mai possibile che in un paese civile come l'Italia i terremotati devono arrangiarsi come meglio, alla meno peggio? Dopo vedremo nella seconda parte di questa nostra trasmissione che cosa è stato fatto da un punto di vista ufficiale e da un punto di vista politico-istituzionale alla Camera e anche dai nostri sindaci, ma lo vedremo dopo perché intanto vogliamo stare sulla cronaca di questi giorni. Ma rimaniamo sulle dichiarazioni di Parisio e di Concetta Iaccarino. Vitale, tu che idea ti sei fatto ascoltando queste parole che sicuramente non ti saranno nuove perché parlerai spesso, immagino, con persone del Maio, del fango, per sentire anche la loro disperazione o... Speriamo non si tratti di rassegnazione. No, però dobbiamo dire che c'è una percentuale che mio malgrado ho potuto ascoltare e c'è una certa rassegnazione, fortunatamente in minima percentuale, ma proprio perché non vedono e non riescono a comprendere poi fino in fondo le problematiche che ci sono diciamo a 360 gradi, ma questo emerge perché c'è anche una sorta di sfiducia tra i cittadini, perché a mio avviso non c'è una comunicazione tra le amministrazioni e il cittadino, perché è vero che alcune cose vengono pubblicate, si sanno, i media fanno le interviste sui luoghi e tutto quanto, però quello che accade poi negli uffici e a livello governativo è un continuo chiedere. Si incontra il responsabile dell'associazione e si chiede, si incontrano tra i cittadini e si chiedono ma che cosa è successo? Questa secondo me è una mancanza di un'importanza diciamo notevole, in modo tale che non si creano allarmismi su determinate questioni che si possono poi affrontare e mettere a conoscenza. Ciò non toglie che si sono sicuramente dall'inizio fossilizzati, che è per norma sulle emergenze, sulla prima emergenza. Però diciamo che ancora adesso siamo nell'emergenza e si continua a lavorare su emergenza, anche se io vorrei dire una mia per quanto riguarda le spese delle emergenze, non entrando nel merito economico, ma per una scelta, ma questa è una mia valutazione tecnica, avrei preferito che quei soldi che venivano spesi per mettere in sicurezza alcuni fabbricati potevano tranquillamente essere messi in sicurezza i fabbricati, ma nella loro diciamo interezza o per quanto riguarda la facciata a livello di struttura, in modo tale che quei soldi spesi venivano poi dal cliente, dal cittadino stesso, restituiti al comune con una tranquillità diciamo economica che poteva avere quel cittadino specifico, in modo tale che queste spese che ci sono, sono spese sostanziose, diciamo, non vengano buttate, perché un puntellamento dopo che si iniziano poi i lavori sono lavori che poi vengono persi, sia come materiale che sia come opera fatta. E dalle immagini che stiamo vedendo alle vostre spalle stiamo vedendo proprio queste opere mastodontiche di tubi e di travi di legno. Quindi, che ma sono questa state è una mia valutazione tecnica. Non per so. Puntellare, sistemare e per rimettere proprio un'armatura completa alle facciate di alcuni edifici, soprattutto nella parte di Piazza Maio, la più evidente. Ci siamo passati con le telecamere adesso e ci continuiamo a passare con il filmato che state vedendo. Quindi, giustamente, tu dici sono soldi che potevano essere destinati ad altri tipi di utilità, no, cose più utili. Destinati nella stessa specifica diciamo materia. E fabbricato di interesse, però spesi per quella struttura e quindi lavorare su quella struttura, dopodiché rimane quel fabbricato
che strutturalmente al grezzo è messo in sicurezza e quindi un anticipo del lavoro che poi il cittadino avrebbe dovuto fare successivamente. E quindi incombri sui territori, sulle strade minori, questa è una mia valutazione e ci tengo a precisarlo, non so se poi alla fine nello studio poteva essere vagliato o meno. Quindi se capisco bene, Vitali dice che i lavori sono stati fatti una schifezza, che probabilmente non andavano fatti in quel modo, e allora, e questo avvalora poi la tesi di parecchi dei terremotati che asseriscono, e sto aspettando ancora che qualcuno smentisca, che l'emergenza continua da 11 mesi, non viene chiesta la ricostruzione perché evidentemente c'è interesse a gestire l'emergenza piuttosto che vedere come fare per cominciare a dare delle risposte certe ai cittadini. Quando negli ultimi 10 mesi, soprattutto nei primi mesi, poi ci siamo stancati di ripetere sempre le stesse cose, ci siamo chiesti ma perché, a differenza degli altri terremoti, la messa in sicurezza dei fabbricati non è stata demandata alla protezione civile, ai vigili del fuoco? Abbiamo ricevuto tutta una serie di risposte molto, ma molto evasive, mai una risposta chiara e perentoria. Prima Vitale diceva che manca il raccordo tra i cittadini e l'amministrazione, ma non è così, perché l'amministrazione, quando le amministrazioni funzionano con gli atti, il resto sono chiacchiere che restano al vento. Ad oggi atti concreti prodotti per la gestione seria dell'emergenza e per la ricostruzione non ne sono stati prodotti, quindi i due sindaci possono tranquillamente continuare a dire ai cittadini di stare tranquilli, che non ci sono problemi, che la ricostruzione sarà fatta, ma restano al momento delle chiacchiere inutili. Io ho detto 1000 volte che spero vivamente di sbagliare, che ci sarà una ricostruzione seria, ma le premesse in questi 11 mesi vanno esattamente nella direzione opposta, non per incapacità o non solo per incapacità, ma secondo me perché vogliono andare in un'altra direzione. Quindi non è l'incapacità, ma è un fatto voluto? Certo, perché altrimenti non si riesce a spiegare le azioni di questi, non si riescono a spiegare le azioni. Però lo dicevi prima, l'emergenza prima o poi finirà, se non sarà il 21 agosto ci sarà un'altra proroga, ma arriveremo ad un risultato finale. Questo terremoto ha una peculiarità: ha colpito un'area limitata e non ha toccato chi deve risolvere i problemi. Può sembrare un affare di poco conto, ma non è così, perché altrove, dove il terremoto ha fatto tabula rasa, il problema della ricostruzione, il problema del terremoto ce l'ha l'amministrazione come il singolo cittadino. Quindi l'amministrazione ha tutto l'interesse a mettere in modo una ricostruzione seria. Qua il terremoto ha colpito un'area limitata dei due territori, il resto della popolazione, al di là della solidarietà dei singoli cittadini e delle associazioni, il resto della comunità se ne frega altamente del terremoto. Molti ignorano che cosa abbia comportato il terremoto. Quindi anche le amministrazioni gestiscono l'emergenza, non adottano dei provvedimenti seri per la ricostruzione, soprattutto non spingono, perché quando dicono non adottano provvedimenti seri potrebbero recepire, perché li dobbiamo fare noi i provvedimenti, però potrebbero spingere sull'acceleratore e richiamare chi di dovere ad adottare i provvedimenti, perché noi non siamo cittadini di serie A, non di serie B, perché mettere la... E questo lo vedremo, come dicevo, dopo, perché i tentativi sono stati fatti, ma evidentemente non sono troppo insistenti o non sono troppo efficaci per poter arrivare ad un risultato, che non c'è stato, perché c'è stato un risultato di tutt'altra natura, cioè negativo per quanto riguarda le popolazioni ischitane, ma lo vediamo dopo. Adesso, ritornando alla valenza di questo terremoto e se è stato più o meno riconosciuto al di fuori dei confini dell'isola, possiamo dire allora che, parafrasando un po' i fatti che sono accaduti l'altra sera in Piazza Marina, il mondo dello spettacolo a livello nazionale conosce che a Casamicciola c'è stato un terremoto. Se ne è accorto anche Renato Zero, che l'altra sera in Piazza Marina ha detto delle cose inneggiando alla natura, invitando l'uomo a preservare la natura, che è come un essere umano, quindi che va rispettata perché è viva, perché è attiva, che ha i suoi momenti, eccetera. Da qui fino a giustificare i terremoti, che sono come un sussulto di spalle, come un uomo che fa
quando si alza la mattina, però va preservata, va trattenuta, non vanno fatte le costruzioni in maniera abusiva. Ecco, e da lì c'è stato un po' di polemica. Io vi faccio sentire in live, così come girate su Facebook o da qualche altra parte sui social, poi commentiamo insieme se era vera intenzione di Renato Zero collegare il terremoto con l'abusivismo o meno. Sentiamo. Gli stretti di fronte a una evenienza come quella del terremoto ha fatto di voi un popolo molto conosciuto anche fuori del nostro paese. Si è sentita la voglia, la volontà di non dare ragione a certi eventi, benché io debba sottolineare che la natura è una persona, è come uno di noi, perché la natura si sveglia la mattina, si stiracchia, starnutisce, sbadiglia, lavora, si affatica, poi si riposa, delle volte si arrabbia. Spesso siamo noi che la facciamo arrabbiare perché la mettiamo in condizioni di perdere quello smalto, quella meravigliosa capacità di essere sempre sorprendente. Come facciamo ad offenderla? Con i gas, con i veleni, con le brutture che creiamo su questo nostro pianeta? Quando invece di edificare nella sicurezza degli anziani, dei bambini, delle persone portatrici di handicap, creiamo dei casermoni inutili, pericolosissimi. Le case devono essere costruite con la testa e con il cuore. Bisogna fare in modo che laddove esistono i presupposti, che questa natura, e lo fa non per cattiveria, ma perché la terra si muove, come ci muoviamo noi anche la terra lo fa. Noi dobbiamo assecondarla la terra, dobbiamo fare in modo che il terremoto ci diventi quasi un amico, che queste scosse siano delle carezze. Non siete voi, è l'uomo. No, sono le istituzioni, la politica che ha reso questo molto. Sì, molto. Ma la politica, gli permettiamo noi alla politica di fare il cazzo dell'uomo. Questo sì, non ci hanno dato la possibilità di costruire nella legalità. Bell'amore. Ho dunque un bel discorso, avete sentito poi la battuta finale con Gennaro Savio fuori onda che bacchettava con Renato Zero sul ruolo della politica, e poi alla fine Renato ha detto siamo noi che consentiamo alla politica di fare determinate cose. Arnaldo, come giudichi questo discorso di Renato? Ma mi sembra un discorso, come dire, di chi conosce in modo molto superficiale il problema è che comunque ha voluto manifestare la solidarietà ai cittadini colpiti, ma al di là di questo è evidente che ignora i fatti come stanno realmente e quindi c'è poco da discutere. Il problema è chiaro che dipende sempre dalla comunità, non da chi li rappresenta, perché chi rappresenta una comunità è sempre espressione della comunità, non è che viene da Venere o da Marte. Però oggi noi ci troviamo di fronte a un problema serio, dovuto, come diceva Renato Zero, alla natura che starnutisce, si muove giustamente, poi sta agli uomini adottare quegli accorgimenti per evitare che quando la natura starnutisce ci siano delle conseguenze gravissime per gli uomini. E se però noi non impariamo niente dagli eventi del passato recente e remoto, vuol dire che meritiamo il castigo divino, ancorché diciamo che poi è un castigo divino per dare, come dire, la responsabilità all'altissimo piuttosto ai diretti responsabili, perché se non c'è una pianificazione seria del territorio, tutto quello che succederà non potrà essere assolutamente ascrivibile all'opera del Dio. Vitano, tu c'eri l'altra sera in piazza ad ascoltare Io c'ero fino a un certo punto, poi... Non hai assistito a questo non spettacolo? Non ho assistito, tu? Ma ho ascoltato. Hai ascoltato, quindi ascoltato. Ti ritrovi con quello che avevi già sentito in giro sui social? Sì, insomma, no, perché ho visto questo filmato altrove, comunque seguo i social e quindi... Che ne pensi? Io penso questo, sicuramente... non a conoscenza, diciamo, del tutto, come accennava poi poc'anzi Arnaldo, tant'è vero che poi le problematiche più serie le abbiamo avute su dei fabbricati che sono del XX secolo, possiamo dire.
e anche altri che comunque hanno subito danni, che sono state fatte le costruzioni anche, diciamo, abusive, ma non solo. Non ci focalizziamo solo su Ischia o su Casamicciola, questo problema che è a livello nazionale. Soprattutto diceva di dover costruire in una maniera particolare, in maniera di non creare casermoni o comunque per ma sicuramente, allora noi conosciamo benissimamente il nostro passato. Lo conosciamo, però non abbiamo fatto niente, dobbiamo dire, perché dal 1881 a quello del 1883, i due ultimi sismi che abbiamo avuto, quello disastroso del 1883, non ci ha fatto e non ci ha insegnato, dobbiamo dire, perché noi siamo ancora lì arroccati con quel tipo di fabbricato che non è a tutela del luogo dove ci troviamo, perché la zona la conosciamo, è sismica, c'è poco da fare, però sono contro a liberare tutte le case, i cittadini da quella zona per fare un parco, perché io sono contro, bisogna vivere la situazione insieme ai cittadini e ai residenti, e già c'è una buona fetta che sono andate via, io avrei da dirle su questo, non sono stato d'accordo a far andare via, diciamo, i ragazzi, perché quando va via un ragazzo da quel luogo, nel senso, un luogo sicuro, non è che poteva rimanere, però io da Casamicciola è chiaro che la famiglia segue il ragazzo nello studio, nella vita, e si allontana, e quindi si perde poi quel legame sul territorio che prima c'era. Senti, sul ruolo della politica e dei cittadini, come dicevano con Gennaro Savio nell'ultimissima parte di questo filmato, Renato, sì, sono d'accordo su questo, perché secondo il mio avviso maggiormente dovrebbe partire dal basso. Oramai abbiamo capito che chi ci governa, in generale sto parlando, non riesce mai a soddisfare quello che vuole il cittadino. Allora facciamo una prova, io sono stato anche, diciamo, forse un po', ma partiamo dal basso, perché dal basso vengono le problematiche. Un amministratore, questa è sempre una mia valutazione, per far bene dovrebbe stare insieme alla gente sul territorio, nei vicoli della città, in mezzo alle strade. Non bisogna stare chiusi negli uffici, anche se c'è da lavorare, però esiste un gruppo di persone che governano, che ognuno per le proprie competenze deve risolvere delle cose. Poi qui c'è anche altro da dire, perché chi non risolve le cose e stanno sotto gli occhi di tutti dovrebbe fare un punto, e chi il oltre. Capo dell'amministratore dovrebbe dire: fatti da parte, mettiamo una persona che forse può portare dei risultati. Questa è una cosa che lo vuole, diciamo, il cittadino, lo pretende, perché se io do fiducia a una persona che mi deve rappresentare, lui mi deve dare poi dopo la soddisfazione di trovare dei soldi. Qua si fanno i programmi elettorali quando ci candidiamo, ma poi su questi programmi non penso, ho i miei dubbi che vengono poi rispettati passo passo come sono. A mio avviso, quando si fa un programma, dopo 3-4 mesi mi devi far vedere ai cittadini che cosa hai realizzato. Io sto parlando in generale, questo è il mio pensiero, perché voglio dire, bisogna sfruttare, tra virgolette, bisogna sfruttare il cittadino, tra virgolette, sfruttare, perché ti aiuta a governare e anche a decidere alcune soluzioni che emergono nella difficoltà di gestire il territorio. Certo. Allora, ci fermiamo per la pubblicità, perché tra poco dovremo vedere, lo dicevamo prima, tutti e tre, insomma, che cosa è stato fatto delle tante promesse, delle tante ipotesi, delle tante cose preannunciate da un punto di vista parlamentare, intendo. Cosa è stato tirato fuori dal cilindro? Che cosa è stato votato a vantaggio o meno per i terremotati dell'isola di Ischia? A tra poco. Riscopriamo Cava dell'Isola, il fascino di una spiaggia unica, l'atmosfera romantica di un ristorante sul mare. Ristorante Cava dell'Isola, nuova gestione, un posto rinnovato con gusto ed eleganza, cucina mediterranea, con sapori e profumi tipici dell'isola d'Ischia. Il pesce, i crostacei, piatti della tradizione isolana, la magia del nostro chef per esaltare ogni pietanza. E la pizza, un classico che resta protagonista. Per serate romantiche, per momenti speciali, il tramonto del sole, il fascino di una spiaggia selvaggia. Ristorante Cava dell'Isola. Segui il sole, l'atmosfera unica, ad un passo dal mare. I'm not afraid to die.
Albergo Carlo Magno sull'isola d'Ischia. Un posto da sogno, un panorama mozzafiato, il luogo ideale per una vacanza speciale. Hotel 4 stelle, tutti i comfort, 4 piscine, palestra, camere e residence con arredamento in stile mediterraneo. A pochi passi dai centri storici di Forio e di Lacco Ameno, con agevoli collegamenti per le spiagge più belle e per il parco termale Negombo. Servizio navetta gratuito. Hotel Carlo Magno, per una vacanza dove i sogni diventano realtà. L'Hotel Carlo Magno ti consiglia il ristorante La Beccaccia, cucina tipica ischitana e piatti mediterranei, pesce sempre freschissimo. Per i tuoi momenti più belli, per una serata speciale, per cerimonie e matrimoni, Hotel Carlo Magno e il ristorante La Beccaccia. Emozioni uniche, tra il cielo e il mare. L'ICOM organizza Borgo in Festa per esaltare il Borgo di Ischia Ponte, un'iniziativa voluta da commercianti ed albergatori per allietare isolani e turisti. Cultura, tradizione, musica dal vivo, gastronomia e shopping. Ogni venerdì dalle 20 alle 24 fino al 30 settembre. Borgo in Festa, street artist and food. Ad Ischia Ponte, il fascino di un'atmosfera unica. Canale 89. I fatti dell'isola ogni giorno, direttamente a casa tua. Cronaca, politica, attualità, sport, eventi. Tele Ischia Canale 89. Visibile in Campania e nel Basso Lazio. Tele Ischia Canale 89. L'informazione dell'isola che va oltre l'isola. Ritorniamo quindi in studio con la nostra trasmissione in versione estiva e con i nostri due ospiti, Arnaldo Ferrandino e Vitale Pitone, per continuare a parlare di che cosa sta succedendo ad 11 mesi dal terremoto di Casamicciola e Lacco Ameno. Allora, dicevamo nella prima parte, per chi ci ha seguiti, di tutte le attività che si sono svolte a livello istituzionale molto più in alto della nostra isola. Mi riferisco a quello che succede a Roma tra governo e Parlamento, insomma. Tante sono state le sollecitazioni. Alla fine della fiera la Commissione Ambiente della Camera ha deciso di discutere gli emendamenti al decreto legge che era venuto un attimo dal Senato. E poi che cosa è successo? Che gli emendamenti che portavano la parolina Ischia sono stati giudicati inammissibili, probabilmente per una questione forse burocratica, forse perché non era compreso nell'ordine del giorno, non era compreso nel titolo del decreto, quindi bisognava farne un altro nuovo. Andiamoci calmi, vediamo innanzitutto la storia con questo servizio, la storia di questo decreto. Il terremoto del 21 agosto 2017 sull'isola d'Ischia continua ad animare il dibattito politico a livello parlamentare. Nelle scorse ore è stato segnato un altro risultato negativo con la esclusione dei terremotati isolani dai benefici contenuti nel decreto legge relativo alle popolazioni dell'Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria. Il decreto approvato dal Senato è ora all'esame dell'ottava commissione della Camera dei Deputati con la presentazione degli emendamenti. Tra questi, l'onorevole Paolo Russo di Forza Italia aveva proposto di ampliare gli effetti a favore delle popolazioni del centro Italia già previsti nel testo del decreto anche alle popolazioni ischitane, con anche l'affidamento della ricostruzione al commissario già in carica.
A sollevare la discussione all'interno della Commissione, nel corso dell'esame degli emendamenti, ha provveduto il Presidente, il leghista onorevole Benvenuto, il quale ha affermato: non possono ritenersi ammissibili le proposte emendative che non siano strettamente attinenti alle materie oggetto del decreto legge all'esame della Camera. Quindi l'isola d'Ischia non ha subito il sisma nel 2016 e non fa parte di quelle regioni nel centro Italia, dunque non può essere inserita nel decreto di cui sopra. Tra gli intervenuti alla discussione, il forzista Baldelli, che ha chiaramente rilevato come la inammissibilità preannunciata ponga una questione di natura politica, poiché nel corso dell'esame in Senato si era concordato invece di rinviare l'accoglimento delle proposte emendative riferite ai terremoti dell'Emilia-Romagna e di Ischia, nonostante esulassero dalla delimitazione territoriale operata dal decreto legge in oggetto, in sede di esame da parte della Camera o in occasione di altri provvedimenti di analogo contenuto. Ma dopo l'ampio dibattito, il giorno dopo, il Presidente della Commissione ha ribadito: la Presidenza ritiene di dichiarare inammissibili gli emendamenti volti ad introdurre disposizioni per i comuni dell'isola d'Ischia, in quanto non strettamente attinenti alla materia oggetto del testo trasmesso dal Senato. A questo punto l'onorevole Paolo Russo, nel considerare irragionevole il mancato intervento sul sisma dell'isola d'Ischia, ritiene che tale atteggiamento da parte del governo tradisca la volontà di relegare Ischia e i suoi cittadini in una posizione periferica. Ne deduce che per qualche motivo tale territorio non è considerato allo stesso livello degli altri, oppure che il governo ha deciso di applicare, quale elemento discriminante, il criterio della gravità della situazione. Un tale atteggiamento del governo rischia di generare una inaccettabile divisione nel paese, continua Russo. Una promessa non mantenuta rappresenta un vulnus che deve essere colmato. Ed ora si ricomincia da capo. Una promessa non mantenuta può generare un vulnus che va colmato, diceva Paolo Russo, che però diceva anche delle cose, Arnaldo, cui facevi riferimento nella prima parte. Cioè, insomma, si generano differenze tra terremoti a seconda della vastità, dell'intensità, della gravità e dei morti? E questo è il livello di interesse? C'è qualcosa che non mi torna, perché il nuovo governo si è insediato, come dicevo prima, da 2 o 3 mesi. Le polemiche di Forza Italia e anche degli altri partiti che attualmente sono in minoranza, compreso il PD, non sono giustificabili oggi, perché uno dovrebbe chiedere: ma nei 9 mesi precedenti perché non hanno detto le stesse cose? Perché quando il presidente De Luca nel mese di dicembre, presidente della regione Campania, quindi al di là del partito politico, comunque rappresentava la comunità, si è fatto carico di andare a Roma convocando tutti i deputati e senatori della Campania per sensibilizzarli sul problema, di modo che poi si facessero portavoce nei confronti del governo dell'epoca, del governo Gentiloni. Dicevo, perché in quella fase queste persone, questi onorevoli, non hanno avuto il medesimo atteggiamento? Al netto delle polemiche, io ho ascoltato con interesse l'intervento che ha fatto il senatore Domenico Desiano, penso che fosse in Senato o alle due Camere riunite, non lo so, comunque ho sentito quel bellissimo intervento che ha fatto, condivisibile in tutto al 100%, resta però da capire perché è stato fatto oggi, 10 giorni fa, al nuovo governo, e la stessa veemenza non è stata posta 10 mesi fa, chiedendo le stesse cose. Se c'è una spiegazione logica, io mi auguro che ci sia una spiegazione logica, la dovrebbe spiegare questa motivazione ai cittadini, perché noi riteniamo che comunque Domenico Desiano ancora oggi rappresenti il massimo esponente politico dell'isola di Ischia, quindi è lui che deve farsi parte dirigente per cercare di risolvere realmente il problema. Quindi se sono stati commessi degli errori in passato, negli ultimi 10 mesi, e oggi cominciamo a renderci conto che probabilmente la strada che è stata seguita negli ultimi 10 mesi da chi ci ha rappresentato non è stata la strada giusta, si può fare tranquillamente un'inversione di tendenza. Noi dobbiamo capire che siamo tutti quanti nella stessa barca, se lo vogliamo capire che siamo tutti quanti nella stessa barca, altrimenti restano dei discorsi sterili e qualcuno potrebbe pensare che questi discorsi
siano finalizzati al nulla, semplicemente a rabbonire i cittadini per far credere loro che realmente si sta facendo qualche cosa, quando poi nei fatti non si sta facendo assolutamente nulla. Io mi auguro che quello che sto affermando venga smentito dai fatti e che i rappresentanti, i due sindaci con il senatore di Forza Italia siano in grado di intervenire su questo governo, spiegare a questo governo perché nei dieci mesi precedenti non hanno fatto nulla, perché questo può sembrare una cosa, diciamo, di scarso rilievo, ma se io fossi il Presidente del Consiglio, fermo restando che chiaramente metterei l'attenzione sul problema, ma mi chiederei perché prima di me, nei 10 mesi precedenti, se c'era un'emergenza, se c'era una situazione grave, perché non è stato fatto nulla o comunque è stato fatto il minimo sindacale? Queste sono delle domande che richiedono una risposta, ma una risposta seria, non a chiacchiere, cioè richiedono una risposta con atti concreti. A tal proposito, siccome si è detto anche in questo servizio che probabilmente il discorso dell'argomento del terremoto di Ischia avrebbe avuto bisogno di un decreto ad hoc, quindi specifico, come più volte è stato evocato e forse anche preannunciato, qualcuno diceva che forse nel mille proroghe, che è in fase di approvazione come bozza definitiva dal governo nella prossima seduta, credo della prossima settimana, dovrebbe entrarci la voce Ischia da qualche parte. Io vi posso dire, sbaglierò, perché in maniera fugace, quindi confesso di non aver approfondito, ma ho guardato da qualche parte una bozza di quello che è l'ultima stesura del decreto mille proroghe che sarà valutato dal governo settimana prossima, ma della parolina Ischia mi pare di non aver trovato traccia. Anch'io voglio essere smentito, per carità, perché ripeto, alzo le mani, probabilmente sto facendo una pessima informazione, però al momento, insomma, chi può vada ad indagare e a verificare meglio di me dove si deve andare per verificare se nel mille proroghe esiste, e se non esistesse, prima che arrivi sul tavolo del governo e sia quindi inevitabile e ormai più incontrovertibile, che lo facesse aggiungere attraverso i canali di cui stiamo parlando, se si vuole, ovviamente, perché sembra una questione di volontà politica. Aggiungo un'altra cosa, se mi consenti, cioè in realtà il problema paradossalmente sarebbe facilmente risolvibile, perché secondo quello che sono riuscito a comprendere, la preoccupazione del nuovo governo è quello di trovare la copertura finanziaria a un provvedimento del genere, ma di fatto la copertura finanziaria già c'è, perché nel decreto Padoan di ottobre, poi convertito in legge nel dicembre del 2017, furono stanziati 10 milioni di euro, 5 per il 2018 e 5 per il 2019, quale contributo alle aziende che erano state danneggiate dal sisma. Si tratta di cifre simboliche, chiaramente, perché 5 milioni non penso che risolva alcunché, però esiste lo stanziamento. Tra l'altro, al momento non possono essere utilizzati questi soldi perché mancano i decreti per poterli utilizzare, le solite cose bizantine italiane. Inoltre, sempre in quella norma era previsto, se non erro, 30 milioni, 20 per il 2019 per la ricostruzione e 10 per il 2020. Sì, così mi pare di ricordare. Ora, la nomina di un commissario per la ricostruzione avviene con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. Non credo che bisogna fare delle teste d'angelo per fare il decreto e trovare la copertura nei 5 milioni stanziati per il 2018 quale contributo. Si storna e si dice questi 5 milioni, poi tecnicamente non lo so, servono lì. Li utilizziamo per la ricostruzione, quindi per la nomina del commissario, per la realizzazione della piattaforma e per indicare le norme basilari su cui poi programmare la ricostruzione. E poi il decreto per la ricostruzione, la sua interezza, con la copertura finanziaria, con il fabbisogno eccetera eccetera, verrà stabilito in un secondo momento. Non credo che per fare tutto questo sia necessario, come dire, scomodare l'intero Parlamento italiano. Non dimentichiamoci però che siamo a fine luglio, quindi le ferie di agosto incombono, quindi bisogna essere abbastanza veloci. Quindi è una questione di volontà. Siccome la nomina spetta al Presidente del Consiglio dei Ministri, il Presidente del Consiglio dei Ministri potrebbe tranquillamente fare la nomina e poi trovare una copertura finanziaria minima di questi 4-5 milioni per poter andare avanti. Ma io vedo che ognuno si strappa i capelli da testa, ognuno si batte i pugni in petto, però alla fine la montagna partorisce sempre un topolino.
Beh, volevo dire che comunque vadano le cose, le notizie di oggi che è stato riconfermato alla guida della Protezione Civile Angelo Borrelli, che ha seguito il terremoto di Casamicciola, giusto per dare una notizia. E a questo punto, prima di dare la parola a Vitale Pitone, vorrei arricchire la nostra piattaforma con un altro punto di vista, perché Arnaldo Ferrandino ha parlato del Presidente del Consiglio dei Ministri, Giuseppe Conte, ha parlato anche dei sindaci. Che cosa hanno fatto i sindaci oggi, e non so se anche ieri? Una letterina preoccupata di sollecitazione al Presidente del Consiglio dei Ministri. Vediamoci questo servizio. I sindaci isolani, capeggiati da Giacomo Pascale, sindaco di Laccameno, hanno scritto al Presidente del Consiglio dei Ministri, Giuseppe Conte, per chiedere che il decreto terremoto venga applicato anche a Casamicciola, Laccameno e Forio, le tre municipalità dell'isola colpite dal sisma del 21 agosto, e che vengano assicurati ai cittadini isolani gli stessi diritti dei cittadini dell'Abruzzo e della pianura padana colpiti dal sisma del 2012 e da ultimo quelli del centro Italia. L'invito che i sindaci rivolgono a Conte è fare il possibile affinché nel decreto di conversione del decreto legge 55 del 2018 possano essere inserite quelle norme che, anche senza prevedere ulteriori stanziamenti per la ricostruzione, che dovranno necessariamente essere assegnati con la prossima legge di bilancio, restituiscano pari dignità ai terremotati ischitani rispetto agli altri sventurati cittadini italiani. Nella lettera ai primi cittadini isolani, riassumendo la storia del sisma dell'agosto scorso, lo definiscono un terremoto dimenticato, dato che negli 11 mesi trascorsi dall'evento, scrivono i sindaci, non abbiamo avuto dal governo risposte idonee all'avvio della ricostruzione. L'unica cosa che ha funzionato, si legge ancora nella nota, è la fase dell'emergenza ottimamente coordinata dal reparto protezione civile. Tuttavia la dichiarazione di emergenza è di imminente scadenza e nello stato in cui ci troviamo non possiamo che chiederne la proroga. Noi sindaci ci troviamo stretti tra le giuste istanze della popolazione, che anela un celere rientro nelle proprie abitazioni, e la mancata risposta del governo, che non ha ancora proceduto alla nomina del commissario delegato e alla emanazione del decreto che disciplini le modalità e criteri della ricostruzione per l'utilizzo delle esigue risorse rese disponibili dal governo precedente. La lettera dei sindaci isolani si conclude con l'invito a Conte a visitare i luoghi del sisma il 21 agosto prossimo. Eh sì, ci manca solo il Presidente del Consiglio Conte, il nuovo, e il Papa, poi ci sono venuti tutti praticamente a fare il pellegrinaggio sulle macerie di Piazza Maio e del fango. Io chiaramente sarebbe facile passare adesso la parola a Arnaldo Ferrandino, che commenterà, come bene ha fatto finora, tutto ciò che abbiamo sentito, che è stato partorito anche in questa nota da parte dei sindaci. Invece, come promesso, prima di mandare in onda il servizio, la parola aspetta Vitale Pitone, quindi sentiamo lui che cosa ci dice, probabilmente partendo da questa nota dei sindaci, forse, o vogliamo andare al decreto? Ma sicuramente questa nota dei sindaci è un po' in ritardo, dobbiamo dire. Io dico un po' in ritardo sicuramente, perché non penso che bisogna aspettare qualcun altro che faccia per te stesso. Quindi a mio avviso forse il movimento a farsi era subito dopo il sisma, per cercare di arrivare adesso ad avere un commissario per la ricostruzione e avere delle linee guida che permettessero di incominciare a intraprendere un progetto di riqualificazione e di vedere poi dove e come poter costruire, in riferimento poi a una serie di valutazioni e analisi che si fanno sul territorio. Io aggiungerei anche di non fossilizzarci più di tanto sul decreto, è una mia valutazione, forse non sarà d'accordo nemmeno Arnaldo. No, rincorrere questa apertura a questo decreto per mettere Ischia, portiamo una nota, non so se può essere un decreto o qualche altra cosa che adesso non ho nel tecnico, non so quale la forma giusta, giuridica o legislativa, che parli di Casamicciola, che parli dell'isola d'Ischia e che guarisce un po' il tutto. E mettiamo un punto fermo e partiamo, come normalmente si potrebbe fare, nella sicurezza dei cittadini. Senza chiedere ospitalità a nessuno o correre al rimorchio di altre situazioni, insomma, senza andare insieme al decreto con il centro Italia, con gli altri terremoti. Insomma, ognuno c'è il terremoto suo. Ognuno c'è il terremoto suo. Penso che forse, non entro in merito, però penso che questa bocciatura
può essere, diciamo, finalizzato al fatto che è un decreto fatto ad hoc per quella situazione, e noi stiamo pressando in tutti i modi per inserirci. Ma se è una cosa che non è possibile, facciamo il nostro decreto. Non vedo per quale motivo dobbiamo insistere su questa cosa, vi ripeto, ma non voglio perdere tempo, non è che questo ci possa portare a dispendio, diciamo, di tempo in più, allora non, questo non mi fa piacere. Però voglio dire, se chi ci deve rappresentare e lo fa in un modo concreto, io penso ci si arriva alla soluzione. Perché noi siamo in Italia, anche noi, non vorrei che io di l'isola Ischia venga messa da parte. Io penso che chiunque, potendo scegliere, preferisce un bel decreto ad hoc per l'isola Ischia. Il problema per cui si è cercato di inserirsi nel decreto del Centro Italia era perché era come per una specie di scialuppa di salvataggio, cioè, agganciamoci a questo treno. Stiamo perdendo altro tempo. Sì, no, perdiamo d'altro tempo, perché non è che ci avevamo sul piatto della bilancia le due strade, da un lato c'era il decreto per il Centro Italia e dall'altro c'era un bel decreto per l'isola Ischia che andava avanti per cavoli suoi, e qualcuno ha detto aggreghiamoci al Centro Italia. Assolutamente no, c'era il decreto per il Centro Italia e non esisteva nessun tipo di decreto per Ischia, quindi si è tentato, non so poi se realmente si è tentato, aggregarsi al decreto del Centro Italia. Ora, quindi ritornando al discorso di prima, è chiaro, tutti penso che preferiscano un bel decreto ad hoc per l'isola d'Ischia per quanto riguarda il fabbisogno, gli stanziamenti, le regole da seguire, la microzonizzazione, c'è cioè lo studio del territorio, tutto il resto appresso. Però dall'altra parte, in assenza di questo, in assenza di tempo, perché a noi comincia a mancare il tempo, poteva anche essere utile aggregarsi al Centro d'Italia, perché magari si poteva usufruire delle conoscenze, delle esperienze acquisite da chi ha gestito il terremoto nel Centro Italia, portando avanti una ricostruzione che va sicuramente lenta, ma almeno là la ricostruzione è cominciata cartaceamente, cioè magari non hanno cominciato a rifare le case, però i progetti sono stati presentati sulla piattaforma, perché c'è una piattaforma su cui presentare i progetti vengono approvati, vengono finanziati e poi si tratta di cominciare a ricostruire. Quindi in una scala da 0 a 100, dove 100 è la ricostruzione totale, loro stanno a 20, noi stiamo a meno 1000. Però c'è da dire anche un'altra cosa, scusatemi, io che ho letto il resoconto delle due giornate di discussione in commissione alla Camera, in commissione ambiente, per quanto riguarda il decreto che veniva dal Senato, c'è stato anche chi, come l'onorevole Orlando del Partito Democratico, ha comunque messo ancora una volta il dito sulla questione di come sono state costruite queste case, quindi bisogna capire che cosa state cercando, se un condono mascherato che vi serva adesso per riedificare anche nella illegalità e nelle cose illecite. Quindi c'è stato anche questo spettro che è venuto ancora una volta fuori, anche in quella sede di commissione, lì ci sono gli atti, stanno su internet, se volete andare a leggere, avete passione e tempo, andate a vedere i singoli deputati che cosa hanno detto sull'argomento. Sì, però pure c'è stato un altro deputato, mi pare era una donna, non mi ricordo come si chiamava, che diceva sì, però in Senato, quando abbiamo licenziato il decreto, l'avete passato alla Camera, l'avevate fatto dicendo non lo facciamo al Senato, lo facciamo alla Camera. E insomma, a chi avete preso in giro dicendo sta cosa, passando la patata bollente da una parte all'altra, e poi alla fine è stata quella, la stessa, sono inammissibili gli emendamenti. Quindi lo dicevate al Senato, facevate più bella figura, insomma, senza perdere tempo e alimentare delle aspettative facili da parte della gente, insomma, no? O sbaglio? Sì, ma c'è anche un altro discorso, vorrei chiedere ad Orlando, ma perché gli abusivismi ci stanno soltanto sull'isola d'Ischia? Nel Centro Italia non ci sono stati fenomeni abusivi, a Bolzano non è mai stata fatta una casa abusiva. È chiaro che là il fenomeno è molto più ridotto, perché non ci sono miliardi di vincoli come sull'isola di. Ma quando poi un politico se ne esce senza conoscere bene il problema, se ne esce con una frase del genere, uno che cosa può obiettare? E per fortuna che c'è la Chiesa, cari signori, voi siete abbastanza fedeli, immagino, forse non praticanti, non del tutto, però intanto, grazie a Dio, c'è la Chiesa che si muove, e a Casamicciola le chiese della piazza stanno con le impalcature, quindi stanno cercando di metterle in sicurezza. Stiamo sempre parlando di messa in sicurezza e non di riparazione, cioè vedremo delle situazioni di imbracature per consentire di entrarci, ma sempre con difficoltà, non è assolutamente la riparazione. Però ecco, ci hanno preannunciato che addirittura breve la Chiesa della Marina potrebbe essere aperta nel prossimo mese di agosto. Sentiamoci questo servizio.
Anche le chiese del territorio di Casamicciola Terme conoscono un momento, diciamo così, di difficoltà per quanto riguarda proprio la parte strutturale. Ci sono le due chiese della Marina che sono in fase di ristrutturazione e poi c'è la chiesa di Santa Maria Maddalena che invece, dove invece ancora i lavori non sono iniziati. Noi vogliamo parlare con Don Gino Ballirano che ci aggiorna prima su quelle che sono le chiese del, diciamo, della parte della Marina, se riapriranno. Beh, allora, la fase della messa in sicurezza è già iniziata per le due chiese della Marina, la chiesa del Buon Consiglio e la chiesa di Santa Maria della Pietà. Speriamo quanto prima aperte. Abbiamo avuto delle rassicurazioni da parte della sovrintendenza che per i primi di agosto, ecco, dovrà essere riaperta al pubblico la chiesa di Santa Maria del Buon Consiglio. Per quanto invece riguarda la Basilica di Santa Maria Maddalena, i tempi sono un po' più lunghi, ovviamente i lavori, la chiesa è più grande, c'è bisogno di più tempo, inizierà la messa in sicurezza, non sappiamo ancora se con la messa in sicurezza la chiesa verrà riaperta al pubblico, ma ci garantiscono che forse facendo una variazione di progetto potrebbe eventualmente essere aperta al pubblico almeno una parte della chiesa parrocchiale. Quindi in questa maniera, insomma, tutti i fedeli del territorio hanno di nuovo un punto di riferimento. Sì, abbiamo bisogno di un punto di riferimento non soltanto per celebrare l'Eucaristia, ovviamente questo per noi persone di fede è importantissimo, è il fondamento della nostra esistenza cristiana, ma abbiamo bisogno soprattutto di vederci, perché siamo sparsi sull'isola, stiamo quasi perdendo un'identità, abbiamo bisogno di abbracciarci, di parlare, di festeggiare insieme, di incontrarci, per noi è importantissimo. Quanto riguarda la chiesa di Santa Maria Maddalena, ci sono delle novità? Sì, cioè nel senso che la sovrintendenza, perché sono loro che il soggetto attuatore nominato per fare i lavori, hanno già individuato la ditta e credo che così come per le altre chiese, la Maddalena, che era una cosa un po' più complicata, inizieranno a breve i lavori. Bene, allora domenica, tra l'altro 22 luglio, la festa della Santa Patrona di Casamicciola, la Santa Maria Maddalena, che è ritornata l'altro venerdì via mare da Ischia Ponte, dove era stata conservata da dopo il terremoto, quindi festeggiamenti in corso presso la chiesa dei passionisti sul lungomare di Casamicciola, la zona Perrone. Quindi la comunità, come diceva Don Gino, che ha bisogno di ritrovarsi, un po' dispersa in varie località, come preannunciava anche Parisio Iacono nell'altro servizio. Ma adesso, in conclusione di questa nostra trasmissione, chiesa a parte, quali sono le cose che ci dobbiamo aspettare? Il 21 agosto è vicino, è tra un mese. Ci sono le ferie per lo mezzo, quindi gli uffici per la stragrande maggioranza chiuderanno. Che cosa dobbiamo aspettarci, Arnaldo? Ma non lo so che cosa dobbiamo aspettarci. Io posso manifestare quello che mi sembra sia un sentimento abbastanza diffuso e evidentemente non percepito dai nostri amministratori. Mi ricordo che durante un terremoto fu intercettata la telefonata di un farabutto che stava ridendo perché immaginava quello che poteva guadagnare sulle disgrazie del terremoto, perché evidentemente era un costruttore. Ora, la sensazione che ho io, che l'immagine che hanno i cittadini colpiti dal terremoto delle amministrazioni non sia molto lontana da questa immagine che ho poc'anzi indicato. Allora vorrei pregare gli amministratori di Casamicciola e Laccamino di dare ai propri concittadini una chiara dimostrazione che non è così, che l'immagine che hanno è del tutta campata in aria e che loro nei fatti e non a chiacchiere hanno a cuore gli interessi di Casamicciola e Laccamino, ma lo devono dimostrare nei fatti. Fino adesso hanno dato una chiara dimostrazione soltanto nelle chiacchiere e così facendo alimentano un'immagine pessima, e pessima è ancora un termine abbastanza positivo, del loro modo di amministrare. E chiudiamo con Vitale Pitone. In merito all'apertura delle chiese sicuramente è un qualcosa di positivo, anche perché molti fedeli sono legati giornalmente, diciamo, a frequentare le chiese. Dobbiamo anche non dimenticarci che molte persone ci hanno lasciato, sicuramente ha influito anche questo sisma
a livello sentimentale e ha peggiorato sensibilmente il malanno che potevano avere o le malattie di queste persone avanti un po' negli anni. Quindi sicuramente è positivo avere questo avvicinamento delle chiese per poter far frequentare le persone che sono molto più, diciamo, abituate a avere questo contatto continuativo e giornaliero. In merito invece a quello che poc'anzi diceva Arnaldo, non vorrei mai che ci sia speculazione su questo disastro che abbiamo subito e che stiamo continuando a subire, perché lasciando stare i crolli che noi vediamo nei filmati e tant'altro, ma c'è la vivibilità giornaliera delle singole famiglie, chi con figli, chi con disabili, che vive e anche in silenzio a volte, perché c'è anche un po' di, a volte sai, non vogliono fare molta dignità e quindi molte cose non si sanno, ma viviamo sicuramente un dramma giornaliero che molti non conoscono e che purtroppo non possiamo più attendere, e chi di dovere si deve dar da fare subito, altrimenti lo facciamo noi. Bene, grazie ad Arnaldo Ferrandino, Vitale Pitone, per essere stati con noi questa sera, grazie per parlare ancora ai noi di terremoto. Speriamo la prossima volta che ne parleremo, lo prometto, spero di portarvi qualche buona notizia. Intanto vi ringrazio e ci vediamo alla prossima occasione, più o meno stesso giorno, stessa ora. Arrivederci, grazie.